Zipnews.it, le notizie nel modo più veloce. Zip News Sport. Ben ritrovati dalla redazione sportiva, in studio Edoardo Paradisi. Questa sera al via l'Europa League con le italiane in campo. Alle 18.45 Galatasaray-Lazio. Sarri pensa un ampio turnover rispetto alla formazione scesa in campo contro il Milan. Pronto Muriqi in attacco con Felipe Anderson e Zaccagni. Terim invece ritrova Marçal schierato al centro della difesa nel consueto 4-1-4-1. E poi Leicester-Napoli dopo 3 vittorie in campionato. Il Napoli si tuffa sull'Europa League. Gli azzurri di Spalletti vanno a far visita a Leicester nella gara d'esordio, fischio d'inizio alle 21. Al via anche la Conference League, Roma, CSKA Sofia, diversi cambi per Mourinho che alla vigilia ha annunciato che effettuerà il turnover, spazio a Smalling, Calafiori, Perez e Del Sharawi, confermato invece Abraham al centro dell'attacco, tante assenze per Mladenov. La Champions League, ieri il Real ha beffato l'Inter, il Milan invece battuto 3-2 a Liverpool, primo turno di Champions amaro per le milanesi, Rodrigo decide al 90esimo per gli spagnoli e i rossoneri non basta una prova gagliarda. La Serie A verso Juventus-Milan, Allegri pensa al 4-3-3, Chiesa e Bernardeschi in gruppo, l'allenatore bianconero nella seduta odierna alla Continassa ha provato 2 formazioni con il tridente, Cuadrado esterno alto e Dybala falso 9, le possibili novità tattiche tornano in gruppo Chiesa e Bernardeschi. Chiudiamo con la Formula 1, Aston Martin, Vettel e Stroll confermati per il 2022, il tedesco, 4 volte campione del mondo, sarà ancora un pilota del team britannico nel 2022 insieme al compagno di squadra canadese. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez, a più tardi. Zipnews.it, le notizie nel modo più veloce. Zip News Sport.